Penso siamo pronti e che si sia avviata anche la diretta. Sì, adesso sì, credo. Bene. Okay. Benissimo. D'accordo. Accetto. Benissimo. Okay. Bene. Grazie. Posso. Grazie ancora. Grazie. Bene. Allora, grazie a tutti. Grazie a Adriano Prosperi per aver accettato appunto l'invito a discutere il suo libro Eresie, grazie naturalmente al Collegio di Slieri e al rettore Alessandro Maranesi per la sua presentazione. In realtà Alessandro Maranesi già mi ha tolto parte del lavoro, nel senso che ha elencato alcuni dei titoli di una produzione davvero sterminata e che naturalmente non posso nemmeno io qui lontanamente riassumere. Appunto, forse i testi più importanti o più celebri, davvero li ha già ricordati Alessandro. Vorrei ricordare che il libro che ha citato, Delitto e Perdono, che era uscito nel 2014, adesso ha avuto una traduzione anche in inglese da Harvard University Press nel 2020. Che appunto è davvero proprio una seconda edizione di questo libro. E mi piace ricordare appunto su altri dei libri di Adriano Prosperi, torneremo nel corso di questa conversazione, insomma, di questa chiacchierata. Vorrei ricordare anche una, non soltanto appunto accanto all'imponente opera scientifica, vorrei ricordare anche il ruolo che Adriano Prosperi ha avuto nel dibattito culturale civile di questo paese, a partire dai suoi interventi sui quotidiani, per esempio, che troviamo anche raccolti in alcuni libri, penso a Cause Perse, dal titolo è tutto un programma che è stato pubblicato nel 2010, se ricordo bene, da Einaudi. Penso a un altro libro che è uscito l'anno scorso, se ricordo bene, un piccolo libro prezioso che si chiama Tremare umano, una breve storia della paura, scritto praticamente nel momento in cui tutti quanti siamo usciti dall'emergenza della pandemia. E è fedele, diciamo, alla lezione del suo maestro Delio Cantimori, che diceva che appunto può spezzare il pane della ricerca soltanto chi è capace di impastarlo. Si è anche cimentato appunto in un'opera, in lavori, in manuali. Penso per esempio al manuale di storia moderna e contemporanea che ha scritto con uno storico, un importante storico, del Settecento, non solo, Paolo Viola, che ha formato, tantissimi, studenti e storici. Vorrei ricordare, prima di arrivare appunto a questo libro che discutiamo stasera, vorrei tornare un attimo anche su quell'altro libro che ha citato prima Alessandro, cioè Tribunali della Coscienza. Davvero un libro che ha segnato un'epoca, uno dei grandi libri della storiografia italiana del secondo dopoguerra, anche per chi non è professionalmente uno studioso dell'età moderna, perché quel libro, che era un libro sull'uso della confessione come strumento di controllo sociale a fianco e in connessione con l'Inquisizione, diciamo, era al contempo un grande affresco e un tentativo di studiare il modo in cui la struttura ecclesiastica aveva reagito a un evento epocale come la frattura dell'unità religiosa che era stata portata da Lutero e dalla Riforma. E quindi era un libro che studiava il modo in cui la Chiesa ha saputo costruire un'egemonia nella società, una profonda egemonia che ha avuto una conseguenza con il suo intreccio tra politica e religione, ha avuto una conseguenza di lungo periodo nella storia italiana. Quindi è un libro che si rivolge non soltanto agli studiosi o ai cultori, diciamo, di storia dell'età moderna, ma parla a tutti coloro che si interessano di storia, anche delle epoche successive. Ecco, ripeto, in questo scrittoio, negli interstizi di questo scrittoio, in apparenza inesauribile, ci sono poi anche i tanti saggi, le introduzioni, per esempio, a classici di storia della storiografia che Prosperi ha ripubblicato su tutti, appunto, penso agli Eretici Italiani del Cinquecento di Cantimori, ma anche Senfevre e così via, e fonti messe a disposizione dei lettori. E quest'opera di riordino dei suoi scritti ha prodotto solo negli ultimi 2 anni ben 3 raccolte.
quella che presentiamo stasera, Eresie, pubblicata da Quodlibet nel 2021, un libro di quasi 800 pagine, quindi insomma è un'antologia corposa dei suoi scritti. Un altro libro prezioso che ho qui, non so se si riesce bene a vedere, Il lato sinistro, pubblicato da Mauvais Livre, da un editore romano, e che è un'altra raccolta di scritti su cui poi vorrei tornare, perché ci sono anche degli forti spunti autobiografici su cui mi piacerebbe sollecitarti, visto che non sono così, così frequenti nella tua opera, almeno non sono frequenti in modo esplicito, e qui invece sono resi espliciti e sono particolarmente diciamo efficaci anche per il lettore. L'altra raccolta fresca di stampa, è il caso di dire, è invece quest'altra, che è uscita da Einaudi, sì. Quindi diciamo l'editore forse a cui sei più fedele, diciamo, insieme sì. ad altri, dal titolo, anche qui che è tutto un programma, Una rivoluzione passiva, Chiesa, intellettuali e religione nella storia d'Italia. Sì. Che raccoglie i tuoi scritti, peraltro pubblicati da Einaudi nella Storia d'Italia, negli Annali, insomma in altre pubblicazioni. Ora, veniamo al nostro Eresie. Un libro monumentale, naturalmente, nella sua dimensione, pubblicato da un editore, Quodlibet, da cui hai ripubblicato tra l'altro di recente anche un altro classico, Giochi di pazienza, un seminario sul beneficio di Cristo che, insomma, frutto degli anni bolognesi con Carlo Ginzburg, insomma, di un sodalizio, diciamo, davvero intellettuale, culturale, importante, che è cominciato negli anni della Normale ed è proseguito anche negli anni successivi. E apri questa tua raccolta, che ha un titolo, appunto, così, apparentemente dimesso, Eresie, punto. Non ci sono sottotitoli o elementi che servono a circostanziare questo titolo, e dici in apertura: non si chiede all'autore di fornire qui una sua definizione dell'eresia. In genere si dice e si scrive che l'eresia nasce assieme all'ortodossia, la si presenta come il suo specchio rovesciato o piuttosto come la sua deforme caricatura. E ancora, tanto l'ortodossia è retta e giusta, come dice il suo nome, altrettanto contorta, mostruosa e negativa appare l'eresia. Ora, ti chiedo, la prima domanda che ti faccio, appunto, è che cosa tiene insieme, appunto, al di là di questa definizione che tu volontariamente tieni come elastica di eresia, che cosa tiene insieme questa messe di scritti così corposa? Sono quasi 40 saggi che vanno dagli anni 70 fino a alcuni che sono inediti. Beh, li tiene insieme appunto questa definizione che in realtà diciamo, fu oggetto di una discussione tra Benedetto Croce ed Elio Cantimori in anni lontani, una discussione significativa perché secondo Croce, detto in maniera molto sommaria, chi decide, vero, chi ha la chiave per la definizione dell'eresia è per l'appunto la Chiesa, la Chiesa che emette una sentenza di eresia, e quindi si può definire eretico ciò che la Chiesa definisce come tale. La risposta di Delio Cantimori invece fu quella di assumere come diciamo, chiave definitoria una volontà, vero, di rottura con l'eresia, cioè un'assunzione personale diretta della posizione di contestatore dell'autorità ecclesiastica. E naturalmente dietro queste definizioni generiche c'era la realtà dell'opera dei due intellettuali, storici fondamentalmente tutti e due, ma con una caratura intellettuale fortissima, cioè con una presenza della personalità dello storico che lo rende tutt'altro che un registratore, vero, della storia, semmai uno storico possa essere un puro registratore. E quindi dalla tradizione
cantimoriana, ha preso poi avvio in qualche modo una lettura della storia d'Italia. Cantimori arrivava a questa definizione confrontando il caso italiano col caso tedesco, fin dai suoi primi lavori. Ne ho ristampato adesso forse quello più antico su Ulrico von Hutten, che è significativo perché fu la tesi di laurea di Cantimori e nello stesso tempo ne anticipò fondamentalmente le linee di sviluppo intellettuale in una personalità peraltro straordinariamente inquieta, sensibile, attenta e coltissima, vero, rispetto all'evoluzione dei dibattiti sulla storia e sugli storici. E quindi il confronto era tra diciamo, la riforma, vero, come opera di riformatori che hanno costruito le fondamenta di una diversa società, hanno costruito, diciamo, una realtà storica, diciamo, dotata di una sua robustezza istituzionale, ideale, e gli eretici che invece sono coloro che non sono riusciti, vero, a fare altrettanto. Ma in compenso hanno in qualche modo creato le basi di una inquietudine, di una, diciamo, di un'erosione intellettuale, radicale dei fondamenti dell'ortodossia, riassunta in qualche modo nel punto d'arrivo, ovvero di questa tradizione italiana di dissenzienti, di esuli, di émigrés, cioè Fausto Sozzini. Quando si arriva appunto alla definizione di Cristo come uomo, semplicemente uomo, diciamo, cancellando l'idea dell'uomo Dio, cancellando la divinità, nell'epigrafe funebre che fu messa appunto sulla tomba di Fausto Sozzini, esule dall'Italia, c'era proprio questa immagine, cioè che diciamo, il tetto della chiesa era stato distrutto da Lutero, e però le fondamenta erano state sconvolte, radicalmente da Fausto Sozzini. Questo è, diciamo, semplicemente nel caso mio, ovvero l'etichetta che tiene insieme storie molto diverse, non hanno nessuna unità fra di loro. Si tratta di casi di persone che sono incappate, vero, in questa definizione di eretici, e di cui via via si danno, se si tratta di sconosciuti, si danno degli elementi di conoscenza, se si tratta di persone conosciutissime come Erasmo da Rotterdam, si prospetta appunto questa minaccia, questa accusa sostanziale di eresia che lo perseguitò. E lo perseguitò su di un punto particolare, cioè, diciamo, la sua idea di pace. È un pensiero, quello di Erasmo, che può venire in mente in maniera particolare in questi giorni in cui la guerra, come mostruosa deformazione della società umana, vero, batte alle nostre porte nella sua forma più minacciosa e più terribile. Quindi, in nome di Erasmo, possiamo sentirci tutti uniti nell'amore della pace. Va bene. Ecco, questo è il quadro complessivo. Si tratta proprio di una raccolta di lavori solo in parte nuovi, appunto un po' rivisti, vero? Di lavori che si sono disseminati in un'attività che ha caratterizzato un po' la mia opera come studioso, che è un'opera, come dire, sussidiaria. Io ci terrei a mettere bene in chiaro questo. Io sono stato fondamentalmente un insegnante, sono, diciamo, diventato storico per la volontà di sapere, di conoscere e di raccogliere via via, quando ho potuto, quando mi è riuscito, avere qualche dato, qualche informazione, qualche notizia, qualche punto di vista, oppure quando ho fatto qualche tentativo di, come dire, di riconsiderazione complessiva. Era questo forse quello a cui tu alludevi, sottolineando l'importanza di tribunali della coscienza e anche di quest'ultima raccolta di saggi einaudiani, dove la novità, per quanto mi riguarda, è quella della, come dire,
della considerazione dello stato ormai di desuetudine in cui è caduta quella categoria, vero, di riforma cattolica che veniva associata a Controriforma, che era entrata in uso verso, diciamo, la metà del secolo scorso per una proposta del grande storico tedesco Hubert Iedin, il grande storico del Concilio di Trento, che fu raccolta e rilanciata nella cultura italiana da Delio Cantimori. Ecco, aver vissuto, diciamo, all'inizio come studente, come studioso, alle prime armi, all'ombra di questa sistemazione storiografica, vero, il momento definitorio, che in qualche modo è sempre importante, diciamo, come segnale del punto di arrivo momentaneo destinato a essere superato nella ricerca, la mia prima formazione avvenne all'ombra di questa definizione, a cui però resistetti perché, diciamo, la caratteristica di questi termini era quella di essere nati dalle parti in lotta come, diciamo, strumenti di combattimento, no? La Chiesa Cattolica rifiutava la definizione di controriforma, che ne riassumeva l'opera e la storia come un dato negativo di resistenza, e proponeva la categoria o di restaurazione o, come fece Iedin, di riforma cattolica. Cioè Iedin fu colui che, diciamo, dette la massima importanza alla capacità della Chiesa di, come dire, di proporre una, diciamo, una risposta positiva alla modernità, riformandosi dall'interno, assumendo a livello massimo, appunto, le idee, le proposte che erano state via via avanzate da gruppi, organizzazioni, ordini religiosi, personalità, e associando questo rinnovamento della Chiesa ad una difesa contro la riforma protestante, che avrebbe costituito la parte minore di Controriforma. Questa era la costellazione ideologica, diciamo, che presiedeva allora le ricerche. Io, diciamo, nelle mie prime ricerche dedicate alla figura di un vescovo del Cinquecento, non riuscii ad accogliere la proposta di Iedin, che fu anche un mio, come dire, un mio professore, diciamo, mi seguì fin dall'inizio, insomma, mi accolse a Bonn, vero? E soprattutto mi dette il conforto del confronto, della discussione, dell'amicizia. Non riuscii ad accogliere la sua proposta di riforma cattolica perché, diciamo, mi sembrò che il contatto con le fonti venisse a indebolire questa idea, vero, di un vescovo che in qualche modo è precursore della riforma di San Carlo Borromeo. Allora, appunto, le due figure erano associate insieme in questa ricerca sui vescovi italiani, che era stata iniziata da un'opera di Giuseppe Alberigo, ovvero sull'intero gruppo dei vescovi italiani che parteciparono al Concilio di Trento, ed era stata poi, diciamo, portata avanti dall'opera di Paolo Prodi, un grande amico per me, diciamo, in qualche modo anche un mio maestro, ovvero in una fase del mio lavoro, dedicata al vescovo di Bologna, al cardinale Gabriele Paleotti. Nel mio caso, diciamo, l'indagine sopra il contesto, le idee, le azioni di questo personaggio morto piuttosto giovane, vero, improvvisamente, nella metà, diciamo, in un momento chiave della sua opera, nella ricerca sull'opera svolta da questo vescovo di Verona, avevo riscontrato elementi piuttosto di quello che mi sembrò di poter chiamare allora evangelismo, cioè una volontà di rinnovamento religioso che faceva leva sopra l'idea dell'amore divino. L'associazione del divino amore era allora, diciamo, una confraternita laica,
che operava nella Roma di Clemente VII, ed era in grado di raccogliere, in qualche modo di sentirsi stimolata dall'esempio di Lutero, che non si considerava ancora come dire, una pecora smarrita, vero? Questo vescovo italiano di cui allora mi occupai fu colui che scrisse il primo catechismo volgare, vero, dell'età moderna, che non fu però un catechismo come quello di Lutero, non ebbe la stessa struttura che poi è diventata, come dire, emblematica di un intero genere letterario, ma scrisse però un opuscolo in volgare per il proprio clero, un breve ricordo che praticamente fu coetaneo dei catechismi di Lutero e che lui dette alle stampe a Verona nel 1530. E si circondò poi di persone che nel proseguo di tempo, quando ormai Giberti era morto, si trovarono schierate su fronti molto diversi. Per esempio fu suo, diciamo, in qualche modo protetto, amico, quel Marco Antonio Flaminio, il cui nome diciamo, è diventato noto anche come uno degli autori del Beneficio di Cristo, cioè questo testo in volgare, vero, del 1543, che ebbe allora un successo strepitoso di lettori, si disse allora che addirittura ne erano state vendute a Venezia diciamo, decine di migliaia di copie. Questo testo che poi divenne invece il testo inseguito e perseguitato come eretico. Vedete le categorie di eresia come sono mobili, venne perseguitato come eretico e combattuto fino a cancellarne praticamente l'esistenza materiale, salvo per fortuna la scoperta poi nell'Ottocento di un esemplare rimasto in vita in Inghilterra, l'Inghilterra che è questa, diciamo, questa realtà religiosa così vicina dal punto di vista delle dottrine, vero, della tradizione liturgica, eccetera, da essere una, diciamo, la più vicina alla Chiesa cattolica, con la sola differenza che aveva come capo non il Papa, ma il sovrano d'Inghilterra. E non per niente, appunto, queste analogie fecero sì che venissero filtrate tante voci, tanta cultura, vero, e tanti intellettuali in esilio di quelli che uscivano allora dall'Italia cattolica. Ma tutto questo è un discorso, diciamo, che va al di là della tua domanda, e mi scuso se è stato un discorso un po' lungo, ma è solo per spiegare che questo libro è in realtà così una raccolta di schede di ricerca, di incontri. Io penso che tutta la mia attività di studioso si possa riassumere in questa formula, cioè nel fatto che di volta in volta ho incontrato dei temi maggiori, complessivi, importanti, come quello appunto terminologico, delle categorie storiografiche di riforma cattolica e controriforma, sia soprattutto, diciamo, figure, momenti, problemi che hanno, diciamo, stimolato la mia curiosità e mi hanno spinto a cercare di saperne di più attraverso l'unico strumento che ha lo storico, cioè la filologia, l'erudizione, e poi di volta in volta puntualizzando il punto d'arrivo e lasciandolo lì perché venga, diciamo, superato, come di fatto è accaduto, diciamo, da studiosi più giovani e più armati, vero, e addestrati di quanto possa ormai essere io. Ecco, questo per rispondere alla tua domanda, per dire. Certo. Si è bloccato un attimo la tua immagine. Non so se c'è un problema. Io abbiamo perso la. Sì, Adriano. Sì. Ecco, eccolo qua. Ecco, rieccoti. Devi attivare l'audio. Sì. Devi attivare l'audio. E ecco, grazie. Ti ringrazio. Senti, mi è piaciuto molto questo riferimento che hai fatto agli incontri,
Gli incontri che lo storico fa, prima di tutto, in un luogo che un po', diciamo, è il luogo in cui compie la maggior parte delle proprie scoperte, non tutte naturalmente, ci sono le biblioteche, ma ci sono anche gli archivi. E nei saggi, nelle schede di lavoro, se vogliamo definirle così, appunto che tu qui hai accumulato nel lavoro di tanti anni, naturalmente non sono soltanto queste, appunto, ma ci siamo intesi, spesso ci sono questi documenti processuali, no? Da cui tu parti. Che tipo di... come si può lavorare, diciamo così, su una fonte come questa? Che problemi, mi rendo conto che è una domanda enorme, però che tipo di sollecitazioni porta lo storico a lavorare su una fonte come questa? Mi viene in mente, per esempio, quello che tu hai scritto all'inizio di un altro tuo libro molto, molto importante, che se ci sono degli studenti in ascolto raccomando vivamente, che appunto che è Dare l'anima, storia di un infanticidio, pubblicato nel 2005 da Einaudi, un libro che ricostruisce la storia di questa la storia. In realtà, appunto, si interroga, parte da una scoperta d'archivio, mi correggerai Adriano se sbaglio, appunto, relativa alle accuse mosse contro una donna a Bologna all'inizio del Settecento, Lucia Cremonini, che è stata accusata di aver ucciso suo figlio appena nato. E da qui tu parti e dici, appunto, se ricordo bene, lo storico non deve limitarsi a raccontare, né deve giudicare come fa il giudice cercando appunto di istruire lui un'inchiesta a parte, ma deve porsi delle domande anche molto umili nei confronti di queste fonti. Chi era questa donna? Qual era il suo universo mentale? Qual era il campo di forze, diciamo così, culturali e sociali nei quali era immersa? E così via. Ecco, di ricerche, quello naturalmente era un libro, qui abbiamo delle schegge, dei saggi, diciamo, però il metodo è lo stesso, no? Mi sembra che le sollecitazioni che offrono queste fonti processuali siano quelle. Sì. Beh, come dire, alla radice c'è un problema che abbiamo tutti, il nostro desiderio di giustizia, no? Se c'è qualcosa che ci fa reagire è l'ingiustizia. L'orrore, diciamo, di qualcosa che rifiutiamo, la prepotenza, il decidere sulla vita degli altri, per esempio il problema della pena di morte. Soltanto di recente, vero, io ho concluso questo mio libro sopra diciamo, il funzionamento della giustizia penale dell'antico regime, vero? Arrivando fino al momento in cui le antiche confraternite che si dedicavano a confortare i condannati a morte hanno concluso il loro compito, perché la pena di morte in certi paesi, almeno non in tutto il mondo, ma nei paesi, diciamo, in Italia per esempio, vero? Questa pena è stata cancellata. L'Italia reca nelle sue antiche formazioni politiche, prima di diventare un paese unitario, il vanto di aver conosciuto per prima l'abolizione della pena di morte nel Settecento per effetto dell'opera di Cesare Beccaria. Quindi la domanda di giustizia: perché la giustizia ha funzionato così? Perché è stato considerato giusto e necessario uccidere? Uccidere, la cosa singolare in una cultura cristiana che nasce dal fondamento biblico, vero, del comandamento non uccidere, che è biblico, insomma, non è ancora cristiano, ma che col cristianesimo addirittura diventa un invito diciamo, al non dire neanche una parola di offesa al fratello. Se dici, se offendi tuo fratello, vero, chiedi perdono, vero, non aspettare ad andare a chiedergli perdono, a ristabilire la pace. Quindi il cristianesimo, da questo punto di vista, ha portato avanti una visione delle relazioni umane che superava completamente il codice mosaico del mondo ebraico, della cultura ebraica. Ebbene, nel caso della condanna a morte, questa vicenda, appunto, che ho letto in un fascicolo processuale dell'antico tribunale criminale bolognese, questa vicenda poneva la domanda, ma perché è stata condannata a morte? Allora è stato necessario risalire allo statuto dell'infanticidio, uccidere un neonato, ovvero abolire una vita.
vederlo dal punto di vista della donna che uccide, naturalmente pone davanti alla tempesta terribile che si scatena in una persona giovane, inesperta, inconsapevole della gravidanza, davanti a un fatto che troncava la sua speranza di vita, la sua speranza di poter ottenere un giorno, appunto, per buona condotta, quella dote, vero, prevista da una precisa confraternita di carità, e condurre quindi una vita regolare. Lo spavento, il terrore di quello che è accaduto, che la porta a eliminare le tracce di questo delitto, che la cancellava completamente dalla prospettiva di una vita normale, la cacciava nell'universo della prostituzione, dell'abbandono. Ecco, non basta, bisogna chiedersi perché l'infanticidio era diventato motivo di pena capitale. E qui invece la scoperta vera, che non era fino ad allora emersa, vero? La scoperta del mutamento di statuto dell'embrione. C'è una data precisa, vero, in cui la vita dell'embrione, l'animazione dell'embrione, il momento in cui l'embrione diventa animato, cioè riceve l'anima immortale, vero? Quell'attributo fondamentale, vero? Che come Marcel Mauss aveva mostrato, aveva garantito in qualche modo la dignità dell'essere umano, perché la difesa dell'anima immortale, vero? Come possesso personale, aveva caratterizzato la posizione della Chiesa dal punto di vista teologico, della definizione delle dottrine, e aveva però garantito la prima pietra perché l'essere umano diventasse, fosse considerato persona, cioè qualcosa di più, vero, di un animale peribile, presente soltanto momentaneamente nel mondo. Ebbene, la definizione dei tempi dell'animazione era oscillata nelle concezioni medievali, ma in genere si era fissata al momento in cui l'embrione diventava maturo, si prendeva forma di essere umano, quindi un certo numero di settimane o di mesi, terzo, quarto, quinto, sesto mese, insomma, dal concepimento. Invece la dottrina teologica che prevale, grazie all'intervento dottrinale appunto di questo autore del primo Seicento, diventa immediata, cioè il feto viene animato immediatamente dopo, vero, la formazione dell'embrione. E allora questo fa saltare completamente le vecchie categorie di tipo criminale, perché la donna che uccide il feto, che uccide il neonato, senza averlo battezzato prima, condanna all'inferno l'anima del bambino. E quindi la dannazione dell'anima le deve pesare al punto che lei stessa deve essere eliminata. Questa è la cosa che mi colpì allora e che pubblicai appunto nel commento a questo processo contro Lucia Cremonini. Insomma, il problema è che quello fu un momento in cui il progresso, il presunto progresso delle conoscenze scientifiche, vero, un'avanzata verso la modernità, si risolse in una terribile premessa per la condizione della donna che uccideva il frutto del suo ventre. Si ponevano così le basi per una storia, del processo delle infanticide nei secoli dell'età moderna, ma anche nello stesso tempo le premesse di una storia per fare i conti con noi stessi, per fare i conti con i modi in cui le categorie della giustizia, vero, sono labili, sono modificabili. Ed è importante appunto, importante in questo caso lo scavo, insomma, la filologia da un lato e dall'altro l'attenzione al modo in cui gli esseri umani hanno concepito se stessi. Beh, quindi non è sempre soltanto un problema di erudizione, c'è anche un discorso di categorie interpretative, di domande che lo storico si pone in base alla sua sensibilità e alla sua
sì. Diciamo così, alla sua formazione. Ecco, alla... Sì, è un problema di fissare lo sguardo sulla fonte, di leggerla lentamente, è stato detto da più autori, dalla lettura lenta, vero? Da studiosi italiani noti, ma anche da grandi personaggi della cultura ottocentesca, penso a Nietzsche, vero? Lettura lenta e filologia. La lettura lenta vuol dire meditazione su quello che si sta leggendo e anche questo tentativo complicato e difficile, che avviene in qualche modo spontaneamente, ma che in realtà è un processo su cui bisogna riflettere, con cui si assume, come dire, la prospettiva storica, cioè che è una prospettiva che da un lato, diciamo, deve essere consapevole della irrecuperabilità del passato. Cioè noi parliamo con le fonti del passato, con le testimonianze umane del passato, sapendo che ci rivolgiamo, vero, ad un mondo scomparso, a esseri che non sanno quello che noi diciamo di loro, a esseri che per noi sono dei misteri incomunicabili. D'altra parte dobbiamo, nel rispetto assoluto della irrecuperabilità del passato e nella consapevolezza del fatto che ogni storia è storia contemporanea, rendere quello che abbiamo imparato dalla fonte nel contesto presente in cui operiamo. E quella è la ragione per cui vale la definizione crociana, appunto, che ogni storia è storia contemporanea. Quindi la curiosità per quel mondo da cui, come diceva Shakespeare, nessun vivente è mai tornato indietro, il mondo dei morti, il rispetto per il mondo dei morti, il rispetto per il mistero del passato da un lato e dall'altro, il desiderio di imparare da loro, da imparare da quello che impariamo di loro, ovvero qualcosa che ci riguarda, qualcosa di cui abbiamo bisogno di essere consapevoli nella nostra vita. Senti, uno dei fili rossi, secondo me, di questa raccolta, al di là del fatto che troviamo appunto Savonarola, Erasmo, appunto Machiavelli, che è un'altra figura, diciamo così, centrale, su cui molto elaborato, insomma, e qui vorrei dire onnipresente, comunque sempre presente per tanti motivi, c'è naturalmente Lutero, no? Lutero, a cui tu, qui ci sono diversi saggi, alcuni più remoti, altri più recenti, dove appunto si parla di Lutero in Italia, di diciamo anche di questa personalità certamente centrale, si parla in qualche modo anche degli usi che sono stati fatti, no, di Lutero in epoche successive. Penso per esempio al fatto che tu qualche anno fa hai pubblicato, per il 500° anniversario, hai pubblicato la biografia di Lutero, che ricordava prima anche Alessandro Maranesi, dello stesso anno dove si celebrava il centenario della Rivoluzione d'Ottobre. Grazie. E mi viene in mente quello che diceva Monsignor Umberto Benigni, che appunto è stato uno dei grandi, insomma, una figura importante e anche inquietante, diciamo, della Chiesa italiana della prima metà del Novecento, appunto, quando parlava di, nella sua storia sociale della Chiesa, parlava di Lutero come del fraticello Lenin. Ecco, e quindi insomma, ci sono varie reincarnazioni di questa figura. Ecco, Lutero, tu ti soffermi appunto in vari scritti sulle immagini di Lutero, per esempio, Lutero al Concilio di Trento, Lutero in altri, quindi in contesti, diciamo, coevi, diciamo coevi e successivi. Perché secondo te è importante studiare anche questo aspetto, oltre che la biografia di Lutero, la circolazione delle sue dottrine, ovviamente? Ma ero reduce da una piccola avventura pubblicistica, cioè la reazione ad un tentativo di far passare l'idea che Lutero avesse effettivamente, come dire, una corresponsabilità nella Shoah. Lutero era stato chiamato in causa, vero, dai processati di Norimberga, dei suoi insulti contro gli ebrei si era fatto uso giornalisticamente dal nazismo, ed era comparso anche in Italia una traduzione di uno degli scritti contro gli ebrei di Lutero che avallava questa tesi, ed era appunto un caso esemplare di abuso del passato quando si chiamano le ombre del
del passato, ai testi del passato, a militare nel contesto presente, vero? Tagliando completamente la costanza, la distanza, diciamo, irrecuperabile tra presente e passato. E da lì mi venne spontaneo il desiderio di fare i conti con Lutero, approfittando dell'attualità, cioè l'attualità vedeva molti usi del nome di Lutero, vedeva un uso celebrativo tedesco, vero? C'erano molte mostre, c'erano cose molto interessanti, anche c'erano libri che uscivano, e c'era l'ignoranza italiana su Lutero, ferma al grande libro di Giovanni Miegge, questo valdese italiano, vero, che aveva scritto il libro più bello che io conosca su Lutero, sostanzialmente. E questo mi impose il compito di leggere le opere di Lutero. Confesso che fu un lavoro molto faticoso e molto intenso. Per fortuna, appunto, la filologia tedesca aveva preparato gli strumenti adatti, la grande edizione weimarana delle opere di Lutero era lì, che non aspettava altro che di essere letta. E fui colpito intanto dalla straordinaria forza di scrittore di Lutero e di predicatore, le sue prediche, i suoi scritti esegetici, la forza del suo stile e nello stesso tempo la forza della sua religiosità, essenziale, fondamentale, il modo in cui, per esempio, nelle sue prediche combatteva le tradizioni folcloriche, i santi costruiti dal nulla, vero, dalla fantasia popolare, dagli incidenti strani, per cui c'erano delle cose che diventavano nomi di santi che non erano mai esistiti. Questo sforzo di Lutero di illuminare gli altri, intanto, di svolgere il suo compito di dottore della Chiesa, insegnando, vero? Insegnando e combattendo le false immagini, le false conoscenze, e combattendo soprattutto la produzione spontanea di una creatività collettiva che gli metteva davanti tanti dei, vero? E non più la sola essenziale. Sacra scrittura, il testo che per lui costituisce la verità. Il suo rapporto con la scrittura e il suo rapporto, diciamo, per renderne come scrittore, come predicatore, come teologo, il contenuto, fu veramente una scoperta impressionante, commovente. Mi fermai, in realtà l'opera di Lutero è vastissima e io ne ho abbracciato soltanto una parte, il titolo lo dice, vero? Gli anni della fede e della libertà, sostanzialmente è il momento creativo di Lutero. Il momento creativo si concentra su quel titolo, ovvero la libertà del cristiano. Credo di non avere mai incontrato un testo più rivoluzionario di quello, e fu riconosciuto anche allora che era un testo rivoluzionario, cioè per la prima volta il cristiano veniva liberato da tutte le catene che lo avevano imbrigliato, e veniva ridotto, veniva messo davanti alla sua libertà. Libertà, diciamo, pericolosa, preoccupante, negativa. Il cristiano non è capace di fare il bene. Quello che fa il cristiano è in genere accumulare peccato su peccato. Tutto quello che era stato considerato opera buona veniva, diciamo, triturato da Lutero, eliminato come il tentativo del cristiano di darsi una legge. La legge c'è già, è nella scrittura, ed è la legge che ti insegna che diciamo, il cristiano non può fare cosa buona. Il cristiano è stato liberato e posto davanti a ciò che ha ricevuto da Dio, cioè la redenzione. La redenzione ha sciolto tutti i vincoli di, diciamo, debito, di illusione di poter dare a Dio opere buone, e l'ha messo davanti, diciamo, ai rischi e ai doveri della libertà. È la prima volta che la parola libertà compare nella letteratura a stampa, nella letteratura dei grandi testi, è la prima volta, e questo è veramente l'atto rivoluzionario.
e poi naturalmente le conseguenze di questa libertà, cioè Lutero deve sciogliere i suoi voti, rendersi conto che il voto è una falsa opera buona, diciamo il cristiano non deve, vero, legarsi di una promessa fatta a Dio, deve semplicemente, vero, fare quello che gli è possibile fare nel contesto in cui si trova, e la costruzione naturalmente. E poi c'è naturalmente, diciamo, il modo in cui Lutero usa la sua libertà, cioè rifiutando obbedienza alle massime autorità del suo tempo. Cioè, diciamo, è una dimensione rivoluzionaria davvero, se uno pensa, come dire, alle arditezze di Erasmo, che però era attentissimo a non far diffondere i suoi scritti, vero? Il suo scritto, questo suo scritto sopra... la morte di Giulio II, ovvero la sorte eterna di Giulio II, lo tenne nascosto finché Ulrich von Hutten non lo pubblicò, ed era paurosissimo della circolazione libera delle sue idee. Si rivolgeva ad una parte illuminata, ovvero al mondo umanistico. Lutero è un uomo che ha un coraggio straordinario, è mosso non perché, diciamo, abbia un impulso spontaneo, ovvero di ribellione, no, actus non agens, questa formula che Cantimori sottolineò fortemente. Cantimori era un grande lettore di Lutero, un ammiratore anche di Lutero, devo dire, nel suo breve opuscolo, nella sua breve sintesi appunto dell'opera di Lutero, ha detto più cose di quelle che io non ho potuto dire in questa mia pubblicazione, che voleva soltanto essere un resoconto di una lettura, diciamo, è una informazione che vedesse i lettori italiani, vero, mettersi a informarsi, disponibile perché voleva informarsi. Poi sono uscite anche altre cose, anche più ricche, più significative. Penso a quello della Nitti, vero, una luterana italiana che ha fatto una bellissima opera su Lutero. C'erano molte officine allora all'opera, la mia era così un piccolo locale artigiano dove si leggeva e si prendevano punti. Sì. Senti Adriano, poi chiediamo anche se c'è qualche domanda da parte del pubblico, naturalmente, ma volevo chiederti ancora, tra le tante cose, una cosa relativa più specificamente a questa raccolta. Ci sono degli scritti che ci mostrano anche un altro tuo filone di ricerca, forse relativamente più recente rispetto agli altri, mi correggerai, e cioè l'attenzione anche allo studio delle immagini degli artisti. C'è un saggio su Lorenzo Lotto, c'è appunto un saggio che hai pubblicato, La Bibbia e l'immagine della giustizia, appunto in un volume di scritti per Giovanni Romano, e così via. E tu, come è noto, o se non è noto soprattutto ai più giovani, lo ricordo, ma l'ha ricordato prima anche Alessandro Maranesi, c'è questo altro volume importante, Giustizia bendata, dove appunto tu ricostruisci appunto la storia di questa raffigurazione della giustizia, anche qui in un arco di tempo molto lungo. Quindi questo è un tema, diciamo, del rapporto tra la storia, la cultura e le immagini, che insomma mi sembra che torni anche in questi tuoi scritti, diciamo, minori, solo per Mole naturalmente. Sì, avrei voluto farne maggior uso, un uso più serio, più sistematico, ma devo dire che sì, in realtà ho potuto fare soltanto questi pochi sprazzi, diciamo, gettare questi pochi sprazzi nel caso dell'immagine l'immagine della giustizia. Quello sì mi ha colpito molto perché fa parte di questa, diciamo, domanda di giustizia. Io sono nato in un'epoca molto remota, vero, per chi mi ascolta, e questo va detto, insomma, sono nato suddito di Vittorio Emanuele III, in un'Italia che stava per entrare in guerra, nella Seconda Guerra Mondiale, e ho vissuto i miei primi anni in un paese che non esisteva più, che aveva perso il diritto all'esistenza, aveva perso, diciamo, ogni onore nel consesso internazionale,
dove la vita era minacciata, mi viene in mente spesso perché il ritorno della guerra sull'orizzonte mondiale di questi tempi nostri così infelici fa misurare il fatto che la guerra è una specie di rumore di fondo della storia che si pensa di avere messo a tacere e poi invece rinasce e sempre ad un livello di maggiore gravità. Quindi ci ricorda che la storia umana è fatta anche di questo. E diciamo, in quel contesto, devo anche giustificare in qualche modo la mia concentrazione sopra i temi di storia della cristianità e soprattutto della cristianità cattolica. E in quel contesto, diciamo, quello che esisteva come orizzonte era ben poco, cioè era appunto questa condizione di paese occupato dove la nostra vita era a rischio a tutti i momenti, dove guardavamo con desiderio i bombardieri che nel cielo passavano portando bombe sull'Italia e promesse di liberazione, guardavamo le bombe con interesse positivo, no? La paura era un'altra, era sulla terra. Ecco, in questo contesto c'era solo la Chiesa che fosse rimasta un edificio aperto, un edificio pubblico aperto, e c'era soltanto in qualche modo la speranza religiosa nella, diciamo, nella vita futura, vero? Nella vita presente, e la promessa di giustizia relegata peraltro appunto alla vita futura, anche se accanto alla Chiesa c'erano le ideologie, diciamo, dei resistenti, la speranza che appunto la giustizia sociale potesse essere costruita con un diverso ordine, con un diverso assetto sociale. In queste due speranze di giustizia si concentrava allora il mondo di chi prendeva la sua parte nella realtà, ancora bambino, ancora adolescente, e si chiedeva però, diciamo, si chiedeva quello che tutti si chiedono, credo, nel momento in cui crescono nella società, e cioè da dove si venisse e verso dove si andasse, no? La domanda riguardava la storia, riguardava perché siamo così, perché siamo arrivati a questo punto, e verso dove potremo dirigerci dopo. Quindi questa mia, mi scuso per questo intervento autobiografico, ma è per spiegare in qualche modo perché la mia generazione allora fosse prevalentemente una generazione di storici. Io su questo, diciamo, ho riconosciuto, ovvero i miei coetanei, quando li ho incontrati a scuola, quando li ho incontrati all'università, quando li ho incontrati nella ricerca, perché questa nostra generazione non poteva che essere una generazione di storici, cioè di persone occupate a chiedersi come si fosse arrivati a quello e verso dove, vero? Verso dove stessimo andando. E allora scoprire in una sì, raccolta, vero, di poesie, vero, questo avvocato americano che scrive appunto queste poesie intorno al cimitero del suo paese, vero, e si incontra anche lì questa immagine della giustizia che ha la benda sugli occhi, e però appunto questa benda viene tolta e dietro si scopre che non ci sono gli occhi, non c'è niente, c'è solo il volto di un essere che è diventato folle, che non vede nulla, eccetera. La critica più radicale che Lee Masters allora potesse rivolgere alla giustizia che aveva appena giustiziato gli anarchici italiani, vero? Ebbene, scoprire però intanto che c'era questa tradizione anglosassone, americana, vero, della giustizia con gli occhi bendati, laddove noi diciamo, partecipavamo di una cultura in cui la giustizia era fatta, vero, con questa bellissima figura femminile che aveva gli occhi aperti sul mondo.
Da lì era partita. E allora, quando era nata questa divaricazione? Scoprire, insomma, che in qualche modo nel linguaggio collettivo, in cui le immagini hanno una parte così importante, lo scopriamo tutti i giorni, vero? Dire questo è dire semplicemente una banalità. In una cultura in cui le immagini hanno una parte così importante, il modo in cui si divaricano possa aiutare a capire qualcosa che cambia in profondità, che cambia in profondità. Quindi la giustizia del mondo della riforma, dove si diffonde quell'immagine, sarà una giustizia diversa da quella del mondo mediterraneo, cattolico e così via. Grazie Adriano. Io a questo punto, io potrei andare avanti all'infinito, però credo a Alessandro Maranesi e oppure a chi è collegato, se ci sono delle domande che intanto sì. Mi scuso perché in realtà poi parlo troppo e consumo del tempo ciò che abbiamo tutti. Va bene? Sì. C'è qualcuno? Altrimenti posso rirompere il ghiaccio, diciamo così, pensando a quello che hai appena detto circa appunto la vocazione, diciamo, verso gli studi storici che dalla tua generazione e appunto quanto conta anche il vissuto personale. Iechkar, lo storico appunto della Russia sovietica, diceva che bisogna studiare la storia, bisogna studiare anche lo storico che espone i fatti storici, per cui ci sono questi due, prima la storia naturalmente, però ci sono questi due elementi che vanno tenuti presenti. E mi piace ricordare un breve passaggio autobiografico, visto che tu cercavi di svicolare dall'autobiografia, appunto, però ti ci riporto io, e in quest'altra raccolta appunto che è Il lato sinistro, davvero una testimonianza autobiografica illuminante per molti versi, anche per capire certi aspetti della ricerca di Adriano Prosperi. Tu scrivi: io sono nato in una famiglia contadina toscana sul finire dell'epoca fascista. La mia tradizione familiare era nettamente antifascista, di tendenza comunista e anticlericale nella componente maschile, socialista e cattolica in quella femminile. La cultura vi era tenuta in gran pregio come strumento di riscatto sociale. Mi resta nella memoria incancellabile una frase di Gramsci molto amata da mio padre: istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Ecco, secondo me già questo passaggio appunto illumina in parte due libri ulteriori di Adriano. Uno è un libro che mi ha molto stupito quando l'ho visto annunciato, e cioè che poi è uscito nel 2019, Un volgo disperso, un libro sui contadini dell'Italia dell'Ottocento, quindi non un libro di storia dell'agricoltura, ma un libro di storia dei contadini, cioè di come vivevano i contadini, quali erano le condizioni sociali dei contadini, visto attraverso l'angolo visuale dei medici condotti. Soprattutto, non solo naturalmente, ma questo è un aspetto particolarmente interessante, e qui chiaramente c'è come spieghi anche nella prefazione a quel libro, un elemento autobiografico molto forte, l'idea di un mondo che in realtà è vicino, si misura col metro dei decenni dal punto di vista cronologico, ma che in realtà è immensamente lontano dal punto di vista ciò che ci circonda oggi, dal punto di vista tecnologico, delle abitudini di vita, di consumo e così via. E l'altro aspetto che secondo me è interessante, che ci rimanda a un altro tuo libro molto importante a mio avviso, so che tu poi tendi a sminuirlo, ma invece secondo me è una lettura illuminante per molti versi, e cioè Un tempo senza storia. Questo pamphlet che è uscito da Einaudi 2 anni fa, sottotitolo La distruzione del passato. Perché? Perché questo tuo ritornare, diciamo così, sulla tua infanzia contadina, su un mondo di persone che si raccontavano ed erano abituate a raccontarsi una storia che passava di generazione in generazione, e quello che tu invece riconosci come la distruzione del passato che sarebbe in corso, e di alcuni meccanismi di distruzione del passato, sono strettamente connessi. Sì. Cioè, appunto, cosa
ti va di tornare su questo punto? Sì, in realtà l'autobiografia degli storici è diventata addirittura un genere letterario, una figura collane di autobiografie. Io non ho scritto un'autobiografia, ho detto questa cosa, ho detto e ho registrato questa cosa in un momento in cui si celebrava la liberazione e una rivista mi aveva chiesto una cosa sulla liberazione, una ricostruzione, un racconto. E io spontaneamente ho dato questo testo, però poi ho chiesto che non lo pubblicassero, infatti non fu pubblicato. Ma nella fase dei primi dei mesi della pandemia, quando si era chiusi in casa, ci fu questo simpatico libraio romano che mi lanciò questa offerta di raccogliere un po' di scritti miei, anche personali. E fu una specie di passatempo nel silenzio di appartamenti chiusi sul mondo esterno, ovvero per difendersi dal virus. Trovai utile questo passatempo e raccolsi anche questo scritto che così è diventato pubblico. E quindi l'impudicizia dell'autobiografia, nonostante tutto, come dire, ha fatto capolino. Il nocciolo, diciamo, al di là della descrizione sociologica della mia condizione, della condizione della mia famiglia, quello che mi premeva sottolineare era questa grande ambizione, questo grande desiderio della conoscenza. I miei genitori avevano fatto le scuole elementari, mio padre più anziano l'aveva fatto in parte alla scuola pubblica fino al terzo anno e poi gli altri due anni li aveva fatti a scuola serale. Si trattava di rubare al lavoro anche infantile nelle campagne, certamente, non solo nelle campagne, di rubare del tempo per imparare a leggere e scrivere. Le generazioni precedenti non l'avevano avuto. Mia nonna materna, per scrivere al proprio fidanzato che faceva la guerra, vero, del 15-18, dovette imparare da un operaio, vero, come si faceva a scrivere. Imparò a scrivere le sue prime lettere. Ma dietro c'era soprattutto il grande romanzo, unico romanzo della nostra tradizione letteraria, di Manzoni, in cui lo sguardo acuto, ovvero di Italo Calvino, ha decifrato proprio questo, ovvero la condizione di chi non sa scrivere, di chi non sa leggere, il dramma, vero, in cui si trova collocato l'analfabeta quando si tratta di informare qualcuno che è lontano e lui non può scrivere e lui non può leggere. Le pagine di Calvino sono straordinarie. Calvino aveva un vero amore per i Promessi Sposi e ce ne rivelò degli aspetti che allora erano rimasti abbastanza nascosti nella tradizione degli interpreti. Questo desiderio di imparare, come dire, sfociò curiosamente nella sua negazione. I sociologi, in particolare un grande sociologo che ho conosciuto, ovvero che ha analizzato l'evoluzione politica e sociale di un'area toscana molto ristretta e molto precisa, hanno messo in luce come tutta la categoria dei mezzadri e dei piccolissimi proprietari italiani nutrisse questo desiderio di riscatto, cioè di andare a scuola, di imparare a leggere e scrivere. In realtà, diciamo, la liberazione, l'arrivo degli aiuti Marshall, del piano Marshall, l'apertura delle fabbriche, l'offerta di lavoro, l'offerta di impiego nei servizi, l'offerta della distribuzione, della piccola distribuzione, vero? Portò via immediatamente i contadini delle campagne. Io ricordo il paesaggio di campagne toscane che venivano coltivate in maniera diciamo raffinatissima, sfruttandone fino all'ultimo le capacità produttive, per quelle campagne erano dei giardini, si trasformarono all'improvviso in luoghi bruttissimi, vero, di sterpi invivibili, privi completamente di abitazioni, case abbandonate, popolazione in fuga verso i centri abitati, i villaggi, soprattutto verso la città. E quell'ambizione per la cultura
fu immediatamente tradita dal fatto che la famiglia contadina, diventata famiglia artigiana, diventata famiglia imprenditoriale, perché la, diciamo, la disseminazione delle fabbrichette, vero, come componenti di un sistema produttivo fatto di tanti piccoli elementi, rese l'antico mezzadro, l'antico contadino, un piccolo imprenditore che doveva costruire una parte della, diciamo, dell'articolo da fabbricare, con un sistema di fabbrica anche lui. Aveva bisogno quindi della famiglia, come famiglia, diciamo, che operasse ai suoi ordini, e aveva bisogno che i figli imparassero quel tanto che era necessario per l'amministrazione della piccola fabbrica. Quindi il saldo finale di questa storia è quando alla fine del Novecento il sociologo scopre che rispetto al numero dei laureati del 1945, l'Italia del 1999 aveva fatto pochi passi in avanti. C'erano moltissimi, diciamo, ragionieri, geometri, eccetera, ma la scuola si era fermata presto. E quindi questo pensiero di Gramsci, questo invito, istruitevi, fu per me una specie di impresa fondamentale, di motto decisivo, perché quando mio padre decise di mandarmi alla scuola media, allora bisognava fare un concorso per entrare nella scuola media, e la scelta era tra la scuola media, che aveva il concorso, e la scuola di avviamento al lavoro, che non aveva concorso. I suoi compagni di lotta del periodo della clandestinità, che avevano adesso appunto avevano invece, diciamo, la maggioranza, una buona maggioranza della popolazione dietro di sé e governavano, ovvero, gli fecero di questo un rimprovero, dicendo: ma come? Stai tentando di, come dire, di cambiare classe, no? E mio padre rispose citando questa frase di Gramsci, l'aveva letta nella sezione del Partito Comunista del suo paese, e gliela disse: cioè, io questo ho imparato e questo voglio fare. Ruppe con i vecchi compagni e io andai a scuola, alle scuole medie. Forse avevano ragione i suoi compagni. Il fatto per me, diciamo, fu un investimento liberatorio, dietro il quale non c'era, diciamo, una scelta di classe, c'era semplicemente un desiderio che la maggior parte della popolazione italiana, cioè la popolazione contadina, aveva nutrito per secoli e non aveva mai avuto la, cioè, possibilità di soddisfare. E quando mi sono rivolto verso questo mondo, infatti, non ho trovato persone. Il silenzio domina questo mondo contadino dell'Ottocento, e la condizione dei contadini la si può studiare soltanto attraverso fonti seriali, come le statistiche, e attraverso le testimonianze di questa figura sociale, che non era il parroco. Il parroco non dice niente sui suoi contadini, non ti racconta niente di particolare, alle sue statistiche, che sono quelle delle messe di Pasqua, quanti si sono confessati e comunicati e quanti no, ma non agisce su questo piano. È il medico, che ha ormai un'etica diversa, che guarda questo popolo, vede come si nutre, come si nutre male, come muore la pellagra, vero? Questi ospedali pieni di persone dementi, vero? Consumate dalla pellagra, condannate alla follia, i bambini che muoiono in gran parte nella primissima infanzia. Quindi, ecco, questo è il mondo che chiede di essere conosciuto e che noi non riusciamo a conoscere, semplicemente perché diciamo, l'Italia non ha avuto, diciamo, gli abitanti del paese Italia, che era un'espressione geografica, come disse Metternich, non avevano avuto il diritto di imparare a leggere e a scrivere. Uh-huh. E scuole di dottrina cristiana questo non lo insegnavano. È impressionante il confronto con i contadini della Svizzera italiana, dove invece si imparava a leggere e a scrivere, e quindi abbiamo testimonianze, diari, eccetera. E noi ci dobbiamo arrestare davanti a questo silenzio che secondo me si trova
diciamo, indicato in quella definizione manzoniana, appunto, della popolazione italiana sotto il dominio dei Longobardi, un volgo disperso che nome non ha. Certo. Non so se ci siano altre domande, perché io ne avrei una. Benissimo. Volevo ricollegarmi a quanto ha detto ora e con quello che ha detto all'inizio, no? Lei all'inizio si è definito innanzitutto un docente, un insegnante. La mia impressione è che in Italia lo studio della storia, anche a livello scolastico, soprattutto a livello scolastico, non sia molto ben valorizzata. Ho l'impressione, da persona che non ha mai insegnato in una scuola, però un'impressione esterna, che mediamente, con moltissime eccezioni naturalmente, la scuola italiana si caratterizzi per alcune materie che vengono insegnate molto bene, mediamente naturalmente, ed altre materie, fra cui la storia, che sono considerate un male necessario e magari neanche così necessario. La mia domanda è quali possano essere gli strumenti per avvicinare un pubblico anche più giovane, di studenti, anche studiosi magari in un futuro, a questa disciplina. Beh, la sua domanda è giustissima. Io non devo dire, non ho conosciuto materia più noiosa nei miei cicli scolastici preuniversitari della storia. Diciamo, il problema è che appunto c'è un desiderio di conoscere che cosa era il mondo prima di noi, e c'è poi la risposta scolastica del manuale, della vecchia tradizione. Cioè c'è una, come dire, una specie di tempi differenziati. La scuola non è stata capace di insegnare la storia. Ha degradato la storia. Prima, diciamo, esisteva un nesso storia e filosofia che era importante, perché sia pure nato da una formula idealistica, vero, dell'idealismo italiano, associava, come dire, l'evoluzione del pensiero sulla realtà alle scansioni delle epoche storiche. Allora, lì parlare della riforma protestante, parlare dell'illuminismo, della rivoluzione francese, aveva un senso, perché ti ricollegavi, non so, a Kant, appunto, a Lutero. Nella nuova formulazione è rimasta soltanto l'ossatura noiosa, che non è più quella ottocentesca delle dinastie dei sovrani e della successione dei papi, ma è comunque una scansione noiosa di puri fatti che non hanno nessun interesse, che non risvegliano niente nella mente del discente. Naturalmente non è soltanto un declino di una disciplina in un sistema che ormai è dominato dalla pedagogia, cioè dall'idea che si possa insegnare a insegnare senza sapere che cosa si insegna. Diciamo, ci sono state responsabilità politiche e civili fondamentali che hanno impoverito la scuola, non hanno seguito l'evoluzione delle possibilità offerte dalle biblioteche, dai libri, ristrutturando l'insegnamento, dandogli, diciamo, la possibilità di trasformarsi in autoapprendimento, stimolato da insegnanti, stimolato da incontri, vero? Insomma, di fatto la storia è noiosa, rimane, diciamo, irredimibile in questa forma. Io confesso il mio senso di colpa, perché il manuale che avevamo scritto con Paolo Viola, che era un racconto che tendeva a dire: guardate, la storia ve la raccontiamo così perché questo è quello che ci viene in mente quando vogliamo pensare alla storia. Ed era un testo non scolastico. Poi è stato trasformato dall'industria editoriale in un manuale qualsiasi, vero, con tutte le caselle, tutti i cassettini da aprire, tutte le freccette, tutti i collegamenti. Ecco, il problema quindi è che la storia è importante, ma da un lato c'è la decadenza della scuola, il suo impoverimento, e dall'altro c'è il fatto, su cui richiamavo l'attenzione in quello scritto, purtroppo, diciamo, molto polemico e molto negativo, vero, la distruzione del passato, vero, la fine della storia, cioè il fatto che ci sono cause sociali per cui
non c'è più trasmissione del passato a partire dalla famiglia, non c'è più domanda sul passato a partire dal mondo del lavoro. Il giovane oggi è abbandonato a se stesso, diciamo, senza che diciamo, gli arrivi da qualcuno, ovvero l'input per chiedersi chi sono io, da dove vengo, perché prima, diciamo, che io nascessi c'è stato un mondo che adesso mi si offre, che io devo diciamo, capire, interpretare, perché devo fare anch'io qualcosa in questo contesto. Questa domanda non c'è più, non c'è più. L'esito che vediamo, diciamo, della mancanza di impegno politico, del declino del rito elettorale, vero? Del declino della forma partito, eccetera, sono tutti fenomeni in parte sintomi, in parte cause della fine della storia. Una fine che adesso purtroppo deve rinascere, diciamo, la storia deve rinascere dalle sue ceneri come una fenice, perché la guerra in corso pone tutti davanti al problema: ma perché? Perché l'umanità deve arrivare fino alla soglia dell'autodistruzione atomica? Da dove devo schierarmi in questa fase in cui, certo, è facilissimo gridare alla pace, chiedere la pace, ma non basta chiedere la pace, bisogna costruirla. A questo proposito vorrei... Il predicatore, la sua domanda era molto giusta e importante. No, a questo proposito vorrei solo chiosare ricordando quel libro che citavi, appunto, Un tempo senza storia, in cui dicevi... Qui è scritto: quanto all'insegnamento della storia, si tratta non di una materia scolastica alla pari delle altre, ma piuttosto del paradigma al cui interno trovano collocazione e senso tutte le discipline dell'area umanistica. La filosofia, la letteratura, l'arte figurativa, l'educazione civica, la conoscenza del mondo naturale e altro ancora. Esattamente. Forse davvero bisognerebbe ripartire da questo. Da questo, questo era il punto, questo era il punto. Alla storia allora si guardava... perché si leggevano romanzi, si leggevano libri, vero? Si leggevano solo letteratura italiana, ma anche letteratura russa, eccetera. Diciamo, come dire, la campagna napoleonica ce la insegnava Tolstoi, non certo il manuale. Il progresso nell'insegnamento della storia, l'ultimo progresso fu quello segnato dal manuale di Armando Saitta, mio professore, grande personaggio della ricerca storica, vero? Che inserì nella manualistica tradizionale la rivoluzione francese, le lotte sociali, eccetera, cose che erano considerate eretiche nella manualistica fino agli anni 45-46. Quindi, come dire, c'è un problema di dare vita alla storia. E il sistema scolastico precedente, come tu dicevi giustamente, era questo, per cui appunto la letteratura era una storia della letteratura, l'arte era una storia dell'arte, come dire, la storia la pescavi da tutte le parti. Va bene, cosa dite? Direi che abbiamo fatto anche una... È stato parte... estremamente intenso. Se non vi sono altre domande, forse possiamo anche fermarci. Sì. Io vi ringrazio molto, capisco che... Grazie a te. Temo di aver dato un'idea abbastanza noiosa della professione che ho fatto. A me è piaciuta molto, in realtà non desideravo di fare che questo. E quando ho detto appunto che mi sento più insegnante che studioso è perché... la vita dell'insegnante è caratterizzata da contatti con persone, con i giovani, con le scuole, e lì anche lo studio della storia, perché devi raccontarla, devi, diciamo, come dire, guidare altri su quella strada, lo studio della storia diventa importante. La possibilità di insegnare in queste condizioni era il massimo che io potessi desiderare. Da questo punto di vista devo dire che sono contento di essere vissuto, insomma, se volete, ecco. Anche perché ho conosciuto persone come Francesco, che qui mi sta interrogando, e spero di conoscere ancora altri. Vi ringrazio molto. Grazie a te, Adriano. Grazie davvero. Grazie. Grazie ancora.
L'aspettiamo a Pavia. Arrivederci. Grazie per il compromesso, un impegno. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ecco. Sì. Adriano. Sì. Ciao Francesco, grazie, ti ringrazio molto. Siamo. Grazie ancora. Bene. Grazie infinito. Vediamo se esco. Sì.